Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo del rapporto che c'è tra diabete e celiachia. Ma prima, ti ricordo che io sono Emanuele, sono studente di medicina ormai alla metà del quarto anno, in sessione per mezzo disperato ed esaurito, e che ha il diabete ormai da più di 15 anni. Nonostante il diabete sono diventato campione italiano, nel mio sport sono stato pure professionista per il team Novo Nordisk. Ma veniamo a noi. Oggi parliamo di diabete e celiachia. Facciamo un passo indietro prima di parlare delle associazioni tra le due malattie. Che cos'è il diabete? Che cos'è la celiachia? Diabete è una patologia autoimmune, facciamo attenzione sul termine autoimmune perché lo vediamo dopo, che prevede la degenerazione delle cellule beta delle isole pancreatiche che sono responsabili della produzione di insulina. Quindi, detta semplice semplice o strucca strucca, il nostro corpo non sarà più in grado di produrre insulina e la conseguenza saranno quindi le iperglicemie. Insulina che è l'ormone responsabile quindi del mantenimento corretto delle glicemie ed è l'unico ormone ipoglicemizzante, motivo per cui è necessario introdurre una terapia sostitutiva qualora si instauri il diabete. Per quanto riguarda la celiachia non è altro che una patologia immunomediata, anche questa, e ci arriviamo cosa vuol dire immunomediata, glutine sensibile, ovvero sensibile al glutine, alla presenza di glutine. Cosa vuol dire immunomediata? L'abbiamo vista sia in diabete sia in celiachia. Immunomediata vuol dire cosa? Vuol dire che è una patologia mediata dal sistema immunitario. Perché il nostro sistema immunitario dovrebbe attaccarci? Bella domanda, ad oggi non sono note le cause, si parla di diversi motivi tra cause genetiche, fattori ambientali, alimentari, stile di vita, però non abbiamo una risposta univoca, e soprattutto per tutte le malattie autoimmuni non ce l'abbiamo. Però possiamo fare attenzione sul perché da un lato sono entrambe malattie autoimmuni, così come altro, non solo come vedremo abbiamo un rapporto tra diabete e celiachia, ma avremo anche un rapporto tra diabete e altre endocrinopatie, in particolare quelle di tipo autoimmuni, ma non solo in correlazione autoimmune, ma anche poi con gli effetti che si sviluppano durante la malattia e durante la gestione della terapia. In particolare, se noi abbiamo una malattia autoimmune, vuol dire che il nostro sistema immunitario attacca le nostre cellule, o comunque cellule dove troviamo o le cellule beta del pancreas o le cellule dove troviamo il glutine, e quindi le attacca e avremo le classiche manifestazioni: da un lato il diabete, dall'altro celiachia con tutto ciò che ne consegue. Come accennavo prima, esistono degli studi che testimoniano una correlazione tra diabete e celiachia. Leggo un attimo perché ce l'ho scritto per essere precisi. Studi scientifici hanno dimostrato che le persone con diabete, in particolare tipo 1, hanno un rischio maggiore di sviluppare celiachia rispetto alla popolazione generale. Circa il 3,5-10% delle persone affette da celiachia svilupperanno nel corso della loro vita il diabete tipo 1 e viceversa. E quindi, in poche parole, vediamo che è più facile sviluppare diabete o celiachia in presenza di una delle due malattie di partenza. Bisogna fare molta attenzione quindi su queste cose. Come detto, non sappiamo le cause, sappiamo l'esistenza di fattori genetici, ambientali, che possono essere stimolanti o come l'alimentazione, ma non abbiamo delle cause ben chiare da poter indagare e prevenire. Sicuramente la celiachia, se vogliamo, dal punto di vista delle complicazioni future e dall'adesione alla terapia, è più semplice rispetto a una gestione del diabete, anche perché la celiachia, se uno si abitua a mangiare le cose senza glutine, per quanto sia complesso, non voglio ridurre o semplificare la complessità, ma qualora uno riducesse l'assunzione quindi di alimenti con il glutine, andrebbe anche incontro all'assenza di quella che è tutta la sintomatologia associata e contro anche a quello che è evitare problematiche future, quali possono essere ad esempio lo sviluppo di un tumore piuttosto che di un linfoma legato quindi a una overfunzione del sistema immunitario, che potrà quindi, dato la sua funzione, che per cercare di combattere quello che lui ritiene un nemico, utilizzerà dei metodi che possono anche danneggiare il DNA delle cellule. Se il DNA delle cellule non riesce a essere riparato, perché noi abbiamo alcuni meccanismi di riparo del DNA, qualora questo non riesca a essere riparato, può essere che si venga incontro a una trasformazione tumorale. Però questa è una casistica ridotta ovviamente rispetto a quelle che sono le complicazioni del diabete, anche perché sappiamo che il diabete è una delle malattie più difficili in assoluto da gestire. Inoltre, le malattie dove abbiamo un basso tasso di adesione alla terapia, proprio per via della complessità associata, dello stress associato, e di questo ci ho già fatto dei video a riguardo che puoi trovare qui sul canale, come ad esempio stress e diabete o depressione e diabete, e comunque sono video informativi, quando ci sono problematiche gravi è giusto rivolgersi a uno specialista. Come ho accennato anche all'inizio del video, esistono anche altre endocrinopatie e associate quindi a quello che è il diabete. Sono studi comunque molto recenti, sono studi di qualche anno fa, infatti
infatti è una cosa che non mi era stata detto subito, magari io non ho colto subito negli anni dalla diabetologia, però si tratta tutti di fenomeni, quindi che, faccio un esempio, tiroidite di Hashimoto, celiachia, diabete, vitiligine, tutte cose legate quindi a processi autoimmuni, che magari in un individuo possono venire sotto forma di celiachia, un altro individuo sotto forma di vitiligine, un altro individuo sotto forma di diabete e un altro individuo ancora sotto forma di tiroidite di Hashimoto. Sono tutti casi molto diversi tra di loro, non voglio stare qua adesso entrare nel merito di ciascuna terapia e di ciascuna malattia ed endocrinopatia, perché è un argomento molto complesso. Quello che voglio porvi con questo video è farvi notare, quindi porre l'accento su quello che è l'associazione tra diabete ed endocrinopatie, perché non solo il diabete è correlato all'insorgenza di altre endocrinopatie, ma anche le altre endocrinopatie hanno a che fare quindi con quello che è l'andamento delle glicemie e quello che è il diabete. Esempio rapidissimo: qualora io avessi un sindrome di Cushing, che vuol dire ipersurrenalismo, le nostre ghiandole surrenali producono troppi ormoni, in particolare producono troppo cortisolo, in quanto le ghiandole surrenali sono quegli ormoni che producono il cortisolo, chiamato anche un ormone dello stress, che è un ormone che tendenzialmente alza le glicemie. Per cui, qualora noi avessimo sindrome di Cushing, diventerebbe anche molto più complesso gestire quello che è il diabete, piuttosto che forme associate alle MEN, che sono neoplasie endocrine multiple, dove abbiamo anche correlazione con il diabete. Ora, queste sono tutte dinamiche un po' più complesse, non voglio entrarci adesso nell'argomento, anche perché non è di interesse per una persona che magari guarda il video semplicemente en passant per la prima volta, o comunque vuole una semplice informazione. Io sono arrivato alla fine del video, abbiamo parlato quindi di quello che è il rapporto tra celiachia e diabete, dell'associazione che c'è tra celiachia e diabete anche in termini di incidenza. Ti ricordo che se il video ti è piaciuto puoi lasciare un mi piace, un commento, di iscriverti sul canale. Qua sul canale potrai quindi una serie di video a tema diabete che ti aiutano nella tua gestione delle glicemie, nel migliorare quindi quelle che sono le opzioni terapeutiche, nel migliorare quindi quelle che sono le tue conoscenze e la tua gestione delle glicemie con il diabete. E tutto quello che ti devo dire, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!